Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani, che si occupa di dare risposte ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Oggi continuiamo a parlare di privacy. Ci focalizzeremo sul trattamento dei dati personali, come disciplinato dalla normativa. La normativa europea in materia di privacy stabilisce che il trattamento di dati personali deve trovare fondamento in una base giuridica che autorizza legalmente il trattamento e lo rende lecito. Il titolare del trattamento deve quindi scegliere quale sia la modalità migliore per il trattamento dei dati conferiti nel rispetto della normativa e deve tener conto sia delle circostanze specifiche per cui i dati sono stati conferiti, sia essere in grado di dimostrare che la scelta è quella più corretta alla situazione. L'articolo infatti fa riferimento a una sorta di principio di necessità, secondo il quale si può procedere alla raccolta e al trattamento del dato solo se è necessario per il servizio richiesto o per l'avvio della pratica. La base giuridica scelta dal titolare del trattamento deve essere inserita nell'informativa agli utenti ed esplicitata prima del loro consenso al conferimento dei dati. In che momento inizia il trattamento dei dati personali e che ripercussioni ha in banca? L'inizio del trattamento dei dati è rappresentato dall'acquisizione, prosegue poi con la registrazione, memorizzazione dei dati negli archivi e continua con la conservazione degli stessi. La banca è responsabile del corretto trattamento dei dati personali posseduti e ne deve impedire usi difformi dalle finalità per i quali sono stati conferiti. Per questo motivo i dipendenti hanno accesso agli stessi per finalità lavorative e collegate con le loro mansioni. La diffusione dei dati può considerarsi non solo come una violazione delle norme a tutela dei dati stessi, ma anche violazione dei doveri d'ufficio del dipendente. La mansione svolta quindi può incidere nella legittimazione o meno dell'accesso ai dati personali dei clienti. Possiamo fare qualche esempio concreto sull'accesso ai dati personali dei clienti in relazione alle mansioni ricoperte dai dipendenti bancari? Ad esempio, un gestore privato può avere accesso ai dati della clientela portafogliata per un movimento di conto corrente o per l'analisi della posizione titoli. Diversamente, un dipendente assegnato a un ufficio interno di sede centrale che si occupa di corsi di formazione potrebbe non aver titolo per effettuare le stesse operazioni di interrogazione. Che misure di protezione adottano gli istituti bancari per tutelarsi da accessi ai dati personali non autorizzati? Ai sensi dell'articolo 30 del GDPR è istituito il registro dei trattamenti. All'interno vengono analizzati e censiti i trattamenti effettuati dal titolare o dal responsabile. Inoltre, il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato, poiché il suo contenuto deve corrispondere all'effettività dei trattamenti posti in essere. Gli istituti, quindi, al fine di prevenire e scoraggiare comportamenti scorretti all'interno della propria organizzazione, in conformità alla normativa GDPR, e per documentare tutte le eventuali violazioni, registrano gli accessi ai dati personali dei clienti attraverso un sistema di monitoraggio. Per ogni operazione di interrogazione verrà registrata sia la matricola del dipendente che la durata temporale della consultazione.